L'incontro ha come tematica guarire dalle ferite del cuore. Allora, non vi nego che preparare questo incontro, ne parlavo con qualcuno stamattina, è stato molto faticoso. Molto faticoso perché quando si prepara un incontro si è chiamati in causa in prima persona e in questi giorni è stato molto, 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 molto faticoso. Perché è un incontro di una certa densità, non perché gli altri non lo siano, ma perché la tematica porta un po' a questo. Si parla di guarigione, di ferite del cuore. Allora, ci tengo a dire che uno, non sono né uno psicologo né uno psicoterapeuta, non sono un carismatico, ho il dono delle guarigioni miracolose, quindi non vi aspettate niente di tutto ciò perché non è questo. Però quello che ho potuto imparare dalla mia esperienza personale, dai miei studi, dalla mia formazione, anche da quello che ho vissuto, quindi, ve lo riporto molto volentieri stasera. L'incontro sarà diviso in tre parti. Ci sarà una prima parte, in cui cercheremo di fare una piccola introduzione e vedere alcuni aspetti delle ferite del cuore. La seconda parte, in cui vedremo come poter iniziare un cammino di guarigione dalle ferite. E poi la terza parte in cui io lascio uno spazio di condivisione, di riflessione, di domande riguardo a quello che è stato detto. Allora, il primo presupposto per poter entrare all'interno di questo incontro è questo. Cioè, per guarire dalle ferite del cuore, quindi per guarire, c'è un presupposto essenziale, cioè bisogna riconoscersi malati, perché se no non c'è verso. Cioè, guarisce una persona che riconosce di essere malata, accetta anche, diciamo, una ferita, chiamiamola così, e si mette all'interno di un cammino di guarigione. Proprio sabato scorso nel Vangelo di Marco, nella liturgia odierna della liturgia del giorno del sabato, gli scribi dei farisei, insomma, brontolavano con Gesù come spesso fanno nei Vangeli, perché Gesù chiama Matteo, va a mangiare a casa di Matteo, che era un pubblicano, mangia con i pubblicani e i peccatori, e Gesù gli dice molto semplicemente, che è di una schiettezza abbastanza tranquilla, e dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Quindi riconoscere di avere una ferita, di aver bisogno di guarigione, è la cosa più normale che ci sia. Soltanto è che c'è normalmente una fatica in questo. Non so se a voi capita mai, penso, boh, penso almeno una volta nella vita sia capitato a tutti, ovvero che molto spesso durante la giornata, la mattina, le volte quando ci si alza, sul mezzo del giorno, oppure la sera prima di andare a letto, dentro di noi c'è un certo malessere alle volte. C'è una certa fatica, un certo dolore, cioè si sta male per qualcosa e molto spesso non sappiamo perché. Per i momenti di desolazione, di tristezza, siamo inquieti, ci girano le scatole, il che alle volte può essere anche normale dagli eventi esterni, ma in più di un'occasione stiamo male dentro di noi, sentiamo che dentro di noi c'è qualcosa che ribolle e quindi non ci fa stare bene e non sappiamo perché. Questa cosa molto spesso ci blocca, ci fa un po' paura, ci blocca nella nostra serenità quotidiana, alle volte ci blocca anche in quello che possiamo fare. Noi stasera proviamo a dare un senso a questo malessere che risiede nel profondo del nostro cuore, dandogli questo nome, cioè delle ferite che ci portiamo dentro. Ok? Delle ferite che sono di carattere relazionale molto spesso ed entrano anche nel campo dell'affettività. Quindi la maggior parte delle ferite che ci portiamo dentro sono ferite relazionali ed affettive. L'incontro si chiama Guarire dalle ferite del cuore. Intanto, che cos'è il cuore? Per il mondo biblico il cuore è la persona nella sua integralità. Quindi tutta la persona, il luogo dove l'uomo prende le sue decisioni. Le ferite sono dei segni, dei solchi che sono stati lasciati nella nostra vita dalle persone, dagli eventi, dalle situazioni. E poi si parla di guarire, cioè iniziare un cammino di guarigione. È bene sapere che ci vuole un po' di tempo per fare questo, ci vuole calma,
pazienza. La cosa importante è mettersi in cammino, iniziare un processo di guarigione interiore, perché se no si rimane stabili, teniamo dentro questo malessere, però rimane sempre lì. Cioè, non riusciamo, ok, a cambiare qualcosa dentro di noi. È ovvio che però anche le ferite che noi andiamo a guarire, le ferite che si risarciscono durante l'arco della vita, un pochino dentro di noi lasciano un retrogusto amaro. Questo lo fa per non illudervi, nel senso che non è che c'è una guarigione perfetta dove allora tutto è dopo rose e fiori. No, il segno rimane. Se una ferita è aperta, si può cicatrizzare, quindi si cura, la ferita si cicatrizza, però chi ha delle cicatrici o chi per esempio alle volte si è rotto un osso del corpo, un braccio, una gamba, un ginocchio, sa che quando cambia il tempo, ogni tanto questa cosa fa male. Con le ferite interiori più o meno simboleggiata così, succede la solita cosa. Cioè, nei momenti delle scelte, quando c'è qualche novità, quando c'è un cambiamento d'umore, il retrogusto amaro di questa ferita può tornare fuori. Noi vediamo stasera tre ferite. Io ne ho scelte tre, ce ne possono essere molte. Tre ferite che la vita ci può aver causato. La prima è la delusione. La seconda è il fallimento. La terza è il tradimento. Mi raccomando, dopo questa lista non vi scollegate, rimanete fino in fondo. Trattenetevi dallo scollegarvi. Allora, la delusione che cos'è? Noi molto spesso abbiamo un'idea di noi stessi, delle altre persone, delle situazioni ed anche di Dio, che non è reale. Cioè, ci facciamo tutta un'immagine, un'idea, in parte un film mentale, su quello che vorremmo essere, su come vorremmo che gli altri fossero, su come vorremmo che Dio fosse, si comportasse con noi, o forse che le situazioni siano in modo diverso. Il problema è che poi la realtà ci mette davanti che quello che abbiamo nella testa non sempre è vero. Alle volte ci si può anche azzeccare, ma molto spesso non ci si azzecca perché la realtà ci dice qualcosa di diverso. Quindi tutti i castelli di sabbia che noi ci siamo costruiti di per sé crollano. Due esempi biblici, così tanto per farvi capire alle volte di quando ci facciamo delle immagini su Dio, si vede bene, ora è un po' presto, però in Quaresima si vedono bene, Giuda e Pietro. Pietro che cosa fa? Pietro era quello che diceva a Gesù, guarda, te mi dici che vuoi andare a Gerusalemme, patire, morire, risorgere, ma io non voglio. E Gesù con tanta tranquillità e schiettezza gli dice, guarda, vai dietro a me, Satana, non ci hai ancora capito niente. Questo lo dice nel Vangelo di Marco. Pietro gli dice a Gesù, guarda, io darò la mia vita per te. E Gesù gli dice, guarda, prima il canto che il gallo canti, mi rinneghi tre volte. E infatti poi Pietro rinnega tre volte Gesù e scoppia in pianto. Perché? Perché Pietro si era fatto un'idea sbagliata di Gesù. Un'idea di un Gesù troppo forte, super potente, quasi un supereroe. E quando gli dice, io devo andare a morire a Gerusalemme, c'è qualcosa che non gli torna. Giuda fa la solita cosa, facente parte del gruppo degli Zeloti, pensava che liberasse la terra di Israele dai Romani. Quando si accorge che questa cosa non avviene, lo tradisce. Perché si era fatto un'idea di Gesù che non era quella reale. Quando questi castelli mentali che noi ci facciamo, queste idee che ci facciamo, crollano, nella nostra mente avviene come una sorta di vortice di pensieri, dove il pensiero dominante che scatta è il giudizio. Il pensiero di giudizio è la prima cosa che si attiva quando rimaniamo delusi di un'idea che ci siamo fatti e che non è andata come noi vorremmo. Un giudizio verso di noi, un giudizio verso gli altri, su Dio, sulla situazione, ci si dice, mamma mia, come ho fatto a fare questa cosa, come ho fatto a immaginarmi questa cosa, cioè, si abbassa l'autostima anche per la persona.
Oppure quando lo vediamo negli altri, dice, ma bada questo, pensavo fosse una maniera, invece è totalmente un'altra. Quante volte ci si dice? Oppure, ma guarda questa situazione, pensavo fosse diversa, io me l'ero immaginata in un modo e poi è totalmente diversa. Ecco, in questi casi il vortice dei pensieri è ci induce a giudicare la situazione e le persone. Le emozioni che vengono fuori durante questo vortice dei pensieri sono lo sconforto, perché rimaniamo delusi, cioè ci gira un po' le scatole, diciamocelo francamente. Ci prende un po' di rancore, perché molto spesso questo avviene nella relazione con l'altro che ci ha deluso. Ci prende rabbia, rabbia alle volte con noi stessi, perché non riusciamo a accettare che anche noi abbiamo sbagliato, a farci un'idea sbagliata di noi stessi. Prende ovviamente delusione, ma prende anche un po' di vuoto, perché questi castelli mentali, questi film mentali che ci siamo fatti, avevano occupato un così grande spazio dentro di noi che una volta crollati rimane il vuoto. Si può perdere il senso di quello che facciamo, dalle piccole alle grandi cose della vita quotidiana. Questa è la delusione, che ci lascia e ci segna, perché la volta dopo che poi siamo portati a fare qualcosa, siamo molto sfiduciati, impauriti, come si usa dire, ci si va con i piedi di piombo. Poi abbiamo il fallimento, la seconda ferita. Penso che un po' la delusione, un po' il fallimento siano qualcosa che tutti nella vita abbiamo provato. Abbiamo fallito, eravamo convinti di una cosa, così tanto convinti che a un certo punto poi questa cosa non va in porto, non va, c'è qualcosa che non torna. Infatti, il fallimento molto spesso ha a che fare con un evento, con una situazione in cui eravamo molto coinvolti, e però questa cosa non si realizza, oppure molto spesso non si realizza come noi volevamo. Quindi decade tutte le nostre certezze, decade tutte le nostre sicurezze che ci eravamo fatti. Certezze, alle volte, boh, capita di fare dei progetti. Allora, programmare va bene, tutti bisogna essere organizzati e programmare, però alle volte il coinvolgimento, c'è cioè una cosa che ci prende così tanto che si è così tanto coinvolti, ma poi alla fine non avviene e non arriva al suo fine. Quindi nella nostra mente vengono fuori una marea di ricordi di quanto ci siamo coinvolti. Allora diciamo, ma era giusto coinvolgersi, si è fatto bene, ma allora forse era meglio se non lo facevo, e via dicendo. Questa cosa produce, a parte nociva, ma produce nella nostra mente, nel nostro cuore, delle emozioni ne molto negative, il senso di colpa. Allora era meglio se non lo facevo. No, se in quel momento sentivi che era la cosa migliore per te, hai fatto bene. Potevi fare diversamente, benissimo, vedremo dopo poi come si affronta questa situazione. Ma il senso di colpa, i padri del deserto e anche i padri della Chiesa lo dicevano, il senso di colpa non viene da Dio. C'è una cosa che è fatta, l'abbiamo fatta, abbiamo fallito, abbiamo sbagliato. Si ricomincia, perché tanto indietro non si torna. Poi prende desolazione, anche qua prende rabbia, molta ansia, ansia perché abbiamo scoperto il nostro limite, che tutto quello che noi vogliamo fare non lo possiamo fare. Si fallisce. Vorremmo fare una cosa e non ci sono riuscito. Ero così convinto eppure non ce l'ho fatta. E prende rabbia, prende ansia, prende alle volte anche uno stato, quando a livello emotivo si vive un fallimento, soprattutto quando siamo molto coinvolti a livello emotivo, quindi si vive uno stato emotivo di grande coinvolgimento. Il problema a livello psicologico e emotivo è che si vive, mi viene da dirla con Dante, la legge del contrappasso, cioè si cade quasi in depressione, perché a un certo punto crolla tutto, perché quello che volevo non si è avverato, ho fallito, ho sbagliato, e quindi interiormente ci si deprime. La terza ferita che può
che può esserci nel nostro cuore e che ci può causare del turbamento è il tradimento. Allora, noi molto spesso pensiamo al tradimento nell'ambito dei rapporti di coppia, questa è la prima cosa che viene in mente. Il tradimento è un qualcosa di più profondo. Vuol dire aver dato fiducia a qualcuno e questo qualcuno la fiducia te l'ha calpestata. E ci sono due tipi di tradimento. Uno che noi fa, cioè il tradimento che qualcuno l'ha fatto verso di noi, quindi io sono stato tradito, oppure noi siamo stati traditi da qualcuno. Nel primo caso, quando qualcuno ci ha tradito, ci siamo sentiti derubati di qualcosa. Noi ci siamo donati a qualcuno, gli abbiamo donato il tempo, l'affetto, l'ascolto, la parola, non lo so, qualsiasi cosa. E l'altra persona non solo non ricambia, ma a un certo punto rifiuta e rinnega quello che gli è stato dato. Questo è il tradimento. Nell'altro caso, quando siamo noi a tradire qualcuno, un'amicizia, una persona, potrebbe essere anche all'interno di un rapporto di coppia, noi come ci sentiamo? Ci sentiamo come persone che vorrebbero riconciliarsi con l'altra persona, pur avendo sperimentato che abbiamo tradito e abbiamo sbagliato. Ma la questione è che l'altra persona è in lite con noi, ce l'ha con noi. Il problema non è solo il fatto di non posso parlare con questa persona, non mi posso riconciliare. Il pensiero di sapere che qualcuno ce l'ha con noi ci devasta. Ci devasta mentalmente, ci devasta il cuore. Sapere che qualcuno che ci voleva tanto bene, ora, diciamolo tra virgolette, in parte ci odia. Non ci vuole più vedere. Nella nostra mente, il tradimento molto spesso è un qualcosa che non ci si aspetta, ovviamente come la delusione e il fallimento. E provoca, produce dentro di noi dell'emozione di odio, per esempio alle volte nei confronti delle altre persone, di vergogna e di imbarazzo, non tanto a livello si diventa rossi, proprio di imbarazzo del proprio limite, del proprio peccato, quindi del proprio essere delle povere creature che sbagliano, quindi vergogna in quel senso lì. Anche qua c'è un grande senso di colpa, di tristezza, di desolazione. Queste tre ferite, ok, la delusione, il fallimento e il tradimento, solcano, lasciano dei segni sul nostro cuore, nella nostra vita emotiva, affettiva, psicologica, mentale, chiamatelo come volete, ok? Lasciano un segno. La prima cosa che è importante da fare, ma che è il passaggio, è lo step necessario per iniziare un processo di guarigione, io dirò delle indicazioni che possono essere usate anche per alcuni aspetti di ferite in generale sotto tanti punti di vista, ma prevalentemente hanno un risvolto su queste tre ferite che io vi ho detto stasera. Allora, la prima cosa è prendere consapevolezza, cioè se io non mi rendo conto e non mi rendo conto, non sono consapevole che ho delle ferite da cui devo guarire, come vi dicevo all'inizio, tutto il resto che dico è quasi, diciamo quasi, inutile. Ed è la parte più difficile, perché per prendere consapevolezza io devo stare un certo tempo, un momento, con questa ferita ci devo stare. La devo guardare in faccia, gli devo dare un nome e questo è molto difficile perché è un processo di riconoscenza della ferita, di un abitare, di un vivere all'interno della ferita, che non è una sorta di vittimismo,
perché cerco la compassione altrui, non è masochismo perché ci piace star male, né tantomeno sto con la mia ferita perché così fa penitenza, perché così almeno sconto i miei peccati. No, neanche quello. Lasciamo fare la spiritualità in questo caso, non c'entra niente. Ma sto con la mia ferita per dargli un nome, perché standoci io riesco anche a sentire dentro di me quello che provo, da quello che provo e da quello che vivo, e anche ricordandomela, io gli do un nome preciso. Nel momento in cui do un nome preciso alla ferita, e questo è il passaggio importante, la ferita diminuisce di intensità. Già solamente guardandola, dandogli un nome, la ferita perde in parte la sua potenza, chiamiamola così ora. Vorrei dire energia, ma chiamiamola, diciamo, perde la sua potenza. Allora, quindi, prima cosa da fare è prendere consapevolezza. Poi si può usare degli strumenti umani per guarire e degli strumenti spirituali, che io adesso cercherò di elencarvi e di spiegarvi. Allora, il primo strumento umano suona così: custodire il proprio passato. Perché del passato non si deve rimanere schiavi, perché se si rimane ancorati a un passato si vive il presente in maniera tragica, perché si vive sempre nel ricordo, nella memoria di qualcosa. Per custodire il passato si deve fare una cosa molto, molto semplice, insomma, detto così sarebbe, è dire cosa ho imparato da questa situazione. Da questa delusione, da questo fallimento, da questo tradimento, io per la mia vita di ora, per la mia vita di Alessandro in questo momento, ognuno ci mette il proprio nome, per la mia vita di ora, cosa ho imparato? Se io traggo un insegnamento di bene, di buono per la mia vita, io posso custodire questa ferita e dargli una casella precisa all'interno del mio passato. Cioè, in qualche modo gli trovo un suo bel posto, come in una libreria, qui ne vedo tante dietro le vostre spalle, c'è anche dietro di me, è mettere i libri al suo posto. Il libro di questa ferita lo mette al suo posto. Ok? Cioè, gli do una giusta posizione, in modo tale che non vada a giro per la mia vita anteriore e non mi crei caos. So che c'è, piano piano guarisce perché io, traendo un insegnamento di bene, il bene fa sempre bene, passatemi queste parole, riesco a far sì che questa cosa stia nel mio passato tranquilla e serena. Quindi custodire il proprio passato. Seconda cosa, secondo strumento umano, che suona così: confidare nelle proprie capacità migliori che Dio ci ha dato. Qui arrivo alla questione della doppia faccia della medaglia. Allora, noi siamo abituati a vedere in tutte le cose, questo quotidianamente, perché la nostra mente ci abita a questo, a vedere tutto ciò che non va della nostra vita, tutto ciò che non va di noi stessi. Questa è un po' la struttura neurologica della nostra mente. E questo da un lato va bene, perché vedere quello che non va e cercare di rimediare è molto saggio, una cosa sana, va benissimo e tutto il resto. Però, per riuscire a guarire da una ferita, che è stato per esempio un mio sbaglio di un certo tipo di comportamento, di carattere, di attitudine, io devo andare a controbilanciare questa parte, vedendo quali sono le caratteristiche positive principali del mio carattere e come le metto in atto quotidianamente nella mia vita. Se io sono una persona generosa, quotidianamente vivo la generosità nel momento della famiglia, al lavoro, quando cammino per strada la mattina, invece di quando incontro una persona che sono sul marciapiede stretto, invece di pensare ma vada esto perché non è passato da quell'altra parte, la mia generosità mi fa da una parte e lo fa passare. Guardate, si guarisce così, eh? Da tante cose non bisogna andare molto lontano. Vivere la generosità, per esempio, è un aspetto del carattere, cioè individuare nel proprio carattere quali sono gli aspetti principali positivi di bene
che ho, che Dio mi ha donato, e come applicarle nella vita quotidiana. Se vedo un collega a lavoro, ok, siccome io non posso scegliere il collega, ma posso scegliere come starci, allora decido una mattina di non rispondergli male, perché voglio applicare il dono della amabilità, della benevolenza. Ecco, in questo modo, se qualcuno, per esempio, mi ha tradito, se qualcuno mi ha deluso in una relazione, la compensazione di bene, anche se compensazione non è il termine giusto, però la compensazione di bene che io uso in quella situazione va a guarire la ferita che porto dentro. La terza cosa è il terzo strumento umano che suona così, vedere l'altra faccia della medaglia ed essere grati. Anche qua ritorna la questione dell'altra faccia della medaglia. Perché riuscire a rendere grazie delle cose positive che ci sono nella nostra vita. Prima abbiamo visto gli aspetti caratteriali, adesso vedo gli eventi positivi che ci sono nella mia vita, va anche in questo caso a controbilanciare eventi negativi che mi hanno procurato delle ferite. Per un evento negativo che mi ha procurato le ferite, che mi ha procurato la ferita, io dovrei controbilanciare diverse cose positive. Quindi potrei dire quotidianamente: beh, ringrazio Dio perché oggi ho mangiato, sono andato al lavoro, sono in salute, sto bene. Ma forse al lavoro qualcuno è stato gentile con me, normalmente non me ne ero reso conto. Sono tornato a casa, la moglie o il marito mi ha fatto da mangiare bene, quindi ho fatto il mio piatto preferito, e via dicendo. Ci siamo? Quindi riuscire a vedere le cose positive che quotidianamente avvengono nella nostra vita, perché se no si rimane ancorati, si affoga nella nostra ferita e si vede solamente ciò che non va. Perché un conto è stare con la propria ferita e riconoscerla, dargli un nome, questo va bene, ma non bisogna rimanerci prigionieri. Si deve in qualche modo metterla da parte, guardare in faccia e dire: bene, che stai lì, c'è anche le cose positive. Quindi i tre strumenti umani suonavano così: custodire il nostro passato, confidare nelle proprie capacità migliori che Dio ci ha dato, vedere l'altra faccia della medaglia ed essere grati. Adesso passiamo ai tre strumenti spirituali che possiamo utilizzare nel guarire il nostro cuore. Allora, quando si parla di strumenti spirituali, cioè quando si parla di spiritualità, si parla dell'azione di Dio nella vita della persona, in questo caso dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che agisce nella nostra vita. Questo per chiarire un attimino. Il primo strumento di guarigione del cuore dalle ferite è fidarsi che Dio può guarire il mio cuore. Cioè, crediamo che Dio può guarire il mio cuore? Punto di domanda. Gesù a un cieco, a un lebbroso gli disse, il lebbroso gli disse: abbi pietà di me. E Gesù gli disse: cosa vuoi che io faccia per te? Per dire, ci credi che io ti possa aiutare? E il lebbroso gli disse: sì, se vuoi puoi purificarmi. E Gesù gli disse: va bene, sii purificato. Cioè, ci crediamo, abbiamo fiducia che l'azione di Dio nella nostra vita possa aiutare a guarire le ferite del mio cuore? Perché in questo caso non c'è da fare o il lavoro umano o il lavoro spirituale, sono da tenere insieme, perché non siamo angeli disincarnati, non siamo solo uomini fatti di carne, ma abbiamo una parte spirituale dentro di noi e una parte umana che si vede, il nostro corpo, le nostre emozioni, via dicendo. Quindi c'è da fare tutte e due. Però si deve credere anche che Dio ci possa aiutare. Quindi quei tagli, quelle ferite, quei solchi che le ferite hanno segnato dentro di noi, io le posso vedere o come dettagli, ci siamo, o degli spiragli e delle aperture tramite cui Dio può passare, entrare nella mia vita e guarire la ferita. Questo sta a noi, diceva prima l'Antonella, vedere il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Guardo la ferita come un taglio o guardo la ferita come una possibilità, uno spiraglio, un'apertura da cui Dio può passare? L'esempio qui viene molto bene anche di San Pietro. Ora stasera ho tirato fuori sempre Pietro, però Pietro nell'ultima cena, nel lavandare i piedi, non voleva lasciarsi lavare i piedi da Gesù. Perché?
pensava di, anche lì, di fare tutto da solo. Poi si convince, dice: "Vada, se non ti lavo i piedi, non avrai parte con me", ok? E quindi alla fine lui decide di farsi lavare i piedi, dice: "Non solo le mani, non solo i piedi, ma anche le mani, la testa", non mi ricordo cosa dice il Vangelo. Quindi, insomma, capire, credere che Dio possa aiutarli. Il secondo modo, il secondo strumento spirituale per guarire dalle ferite suona così: ascoltare la parola di Dio che parla alla mia vita. Allora, se crediamo che la parola di Dio è il dialogo che Dio ha stretto tra Dio e l'uomo e che la parola di Dio è ispirata, crediamo che tutte le volte che io leggo la parola di Dio, Dio agisce nella mia vita. Altro che non gli chiudo le porte, chiudo il cuore e lo lascio fuori. Ma se io apro il cuore alla parola di Dio, all'ascolto della parola di Dio, Dio fa due cose. Uno mi parla e mi dice qualcosa. Tutte le volte che leggo un testo della scrittura, del Vangelo in particolare, dovrei domandarmi: cosa dice questo testo nella mia vita? Questo ve l'ho già detto e ve lo ripeterò allo sgomento. Quando leggo un testo del Vangelo, devo domandarmi: cosa dice questo testo alla mia vita? Perché Dio parla alla nostra vita sempre attraverso la scrittura. Ma siccome parla attraverso lo Spirito Santo, perché la scrittura è ispirata, nel momento in cui parla, agisce. Non è che prima Dio parla e poi agisce, no. La parola e l'azione sono insieme in Dio. Ci si ricorda Genesi, Dio disse sia luce, luce fu. Dio parla e crea. Dio parla e agisce nella nostra vita tramite lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo viene a guarire il nostro cuore. Terza cosa, vado pure più rapido perché sono già fin qua le 10, ci tengo a essere puntuale. Terzo strumento spirituale per guarire le ferite del cuore è accogliere Gesù nell'Eucaristia. Allora, quando noi riceviamo l'Eucaristia, questo lo disse al primo incontro che feci in parrocchia a settembre, ma lo ridico, non penso sia una novità, nell'Eucaristia c'è la presenza oggettiva reale di Gesù, cioè c'è la presenza in carne e ossa di Gesù sotto le specie del pane e del vino. La questione qual è? È che nel momento in cui noi mangiamo il corpo di Cristo, non c'è solo un fatto di io accolgo Gesù nella mia vita. Questo è normalmente quello che si fa. Io accolgo Gesù nell'Eucaristia, ve l'ho detto io nel titolo, accogliere Gesù nell'Eucaristia. Però c'è un passaggio ulteriore da fare all'interno del momento in cui ricevo l'Eucaristia, è lasciarmi accogliere da Gesù. Perché nel momento in cui io ricevo l'Eucaristia, non sono solo accolto, non sono solo io che accolgo Gesù, ma sono accolto da Gesù, perché Gesù compie nell'Eucaristia quasi, se si può dare questa immagine, una discesa agli inferi. Scende negli inferi dentro di noi, nei luoghi di morte, chiamiamole così, le nostre ferite, e siccome è Cristo risorto nell'Eucaristia, ci porta fuori. In questo modo l'Eucaristia può sanare e guarire le nostre ferite. Uno può farci uscire da questa ferita, se noi ci siamo infilati dentro e non se ne esce. Quindi siamo totalmente ingabbiati, imprigionati. Dall'altro lato, il Signore che cosa fa? Ridà vita alla nostra vita anteriore, che per colpa della ferita poteva essere morta da un certo lato. Quindi Gesù, con la risurrezione dai morti, ridà vita alla nostra vita anteriore. Ecco perché è importante ricevere Gesù nell'Eucaristia.